una proposta turistica che comincia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. Una Puglia sempre più competitiva e pronta a nuove e ambiziose sfide. Dopo il successo della Beat di Milano si riaccendono i riflettori sulle meraviglie della nostra terra con due importanti eventi che uniscono pubblico e privato, By Puglia e BTM Business Tourist Management. Per la prima l'inaugurazione in Piazza Ferrarese nell'ex mercato del pesce con una cerimonia di benvenuto da parte delle autorità rivolto a circa 100 buyers arrivati da tutto il mondo. La seconda ospitata presso la Fiera del Levante. La Regione Puglia insiste, rilancia e mira a costruire una Fiera del Turismo del Sud che guardi a tutto il mondo. Abbiamo pensata come collaborazione fra due iniziative, una puramente privata, la BTM, che diciamo, sta nell'arco degli anni diventando sempre più importante soprattutto per la promozione e il confronto sui contenuti in materia turistica, e il ritorno del By Puglia che ha già portato sul territorio pugliese quasi 100 buyer che incontreranno gli operatori della nostra amata regione, che nei tour in giro per le destinazioni interne della Puglia potranno ancora di più conoscere le destinazioni più mature ma anche quelle meno note, soprattutto vivere le esperienze che nelle nostre comunità stanno rappresentando sempre di più un punto di svolta per il turismo esperienziale in Puglia. L'evento By Puglia e BTM è la giusta occasione anche per parlare di tematiche importanti come il rispetto dell'ambiente, perché si sa, ha precisato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, un turismo d'eccellenza passa anche dalla qualità dei servizi offerti e si amplifica con la tutela dei luoghi e dell'ambiente. Di qui lo spot che la Regione Puglia ha realizzato in collaborazione con i Bundabash e Gianni Ciardo, scesi in campo per contrastare l'abbandono dei rifiuti su spiagge e aree pubbliche del patrimonio naturalistico e culturale pugliese. Dobbiamo lanciare una grande crociata pugliese. Questa grande crociata deve diventare una crociata basata sulla pugliesità, cioè chi si sente pugliese, e non è necessario essere nati qui per sentirsi pugliese, basta esprimere un desiderio, non abbandona rifiuti. Che bisogna insegnare alle nuove generazioni proprio come si tiene alla propria terra, perché come ha detto il Presidente, c'è la propria terra, te la devi curare tu, se no salirsi un po' di spazzatura in macchina nel cofano non credo che fa male. L'obiettivo di questi 3 giorni, ha detto Luca Scandale, direttore generale di Puglia Promozione, è far comprare Puglia in tutte le stagioni per il 2023 e anche per il 2024. In collaborazione con BTM, che è l'organizzazione di questa fiera, noi abbiamo anche il By Puglia, che sono 100 buyer che stanno girando tutta la Puglia dal Gargano al Salento, e il 3 marzo si ritroveranno qui a Bari per un B2B, come dicono quelli bravi, cioè venderanno le camere vuoto per pieno per la stagione che sta arrivando. Noi siamo un po' come la moda, lavoriamo di stagione in stagione. Un doppio evento che ha un obiettivo dunque ambizioso, diventare dopo la Beat di Milano il nuovo punto di riferimento per la promozione turistica italiana, la più importante del Sud Italia. Oggi abbiamo voluto che da questo incrocio felice tra l'esperienza del By Puglia, che è un'esperienza più a carattere pubblico, legato appunto alla conoscenza, a far conoscere questo territorio ai buyers, e l'esperienza BTM, che è invece una fiera turistica privata a tutti gli effetti, nascesse un nucleo da cui riparte una proposta pugliese che vedrà la Puglia protagonista non più soltanto nell'annuncio e nell'analisi dei dati estremamente positivi quantitativamente circa gli arrivi e le presenze, ma oggi si apre e parte da Bari un dibattito approfondito sulle nuove linee di azione che metteremo in campo a valere sui fondi europei. L'obiettivo logicamente è, oltre alla presenza che è importante, che da questo sia un punto di partenza per rafforzare insomma la formazione e la rete turistica per creare un prodotto unico per la Puglia.